Ciao a tutti, in questo video voglio condividere con voi il mio make-up di tutti i giorni anti-bruttezza, che io chiamo anche anti-sciatteria. Quindi prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a lasciare un bel mi piace a questo video se volete vedere altri video beauty. Quindi iniziamo subito, la prima cosa che faccio è quella di applicare una crema mattificante. Io utilizzo questa qua di Caudalie che mi piace tanto, che sto per terminare, perché riesce a tenere a bada la mia pelle mista grassa. Poi vado ad applicare subito un contorno occhi proprio specifico per le mie borse. Questo è di Dr. Brandt No More Baggage, perché la mattina ho sempre delle borse pazzesche e ultimamente dormo poco, quindi ho anche delle occhiaie. Poi vado ad applicare con una blender, una beauty blender, il fondotinta, il mio fondotinta preferito del momento, che è di Bourjois e si chiama Always Fabulous. Io lo utilizzo nella colorazione 210 ed è perfetta. Questo fondotinta mi piace perché è veramente non si vede, ma copre, mi uniforma tutto l'incarnato pur non sentendolo durante la giornata. Ha una ottima, ottima, ottima durata e quindi sto utilizzando praticamente solo questo. Dopo aver applicato il fondotinta, vado di correttore, proprio un pizzichino, e utilizzo il Facefinity All Day Flawless Concealer di Max Factor. Mi piace perché ha una texture veramente leggera, si stende bene, non crea nel contorno occhi pieghette durante la giornata, non mi va ad appesantire lo sguardo. Lo applico sia nel contorno occhi, lato naso, perché comunque tende ad arrossarsi quella parte, e poi un pochino sul mento e un pochino sulla fronte, giusto per andare ad illuminare senza dover fare grandi opere di contouring, proprio per fare una base veloce. Poi passo agli occhi per andare a uniformare la mia palpebra, che comunque tende ad arrossarsi, si vedono le venuzze. Vado ad applicare subito lo Shadow Insurance di Too Faced come base, perché la mia palpebra è oleosa, e poi vado a utilizzare il color panna, che mi piace tantissimo, di questa palette nuova di Too Faced, che è la Born This Way The Natural Nudes. Trovate la review sul mio sito trucchi.tv e trovate anche tutti gli swatches. Ovviamente in questo caso io ho utilizzato veramente il colore più basico assoluto. Poi vado a utilizzare la mia cipria per andare a fissare ovviamente tutti i prodotti cremosi, e utilizzo questa qui di Galenic, che mi piace perché è una cipria mattificante veramente fantastica, perché ha una polvere veramente veramente impalpabile, fine fine fine, non si vede, e non mi va ad enfatizzare i pori dilatati, che è un mio grandissimo grandissimo problema. E dopodiché passo ad uno step necessario per me, che è lo step del blush. Chi mi conosce sa che io non potrei mai e poi mai rinunciare al blush, perché mi dà subito quell'aria più sana di essere vivente, anche quando la mattina mi sveglio con un'aria mortifera. Essendo già olivastra, il passo è veramente breve, e utilizzo sempre il mio Baked Blush On di Flormar nella colorazione Pink Bronze numero 44. Lo adoro tantissimo perché dà colore e luminosità allo stesso tempo. Dopodiché passo alle mie sopracciglia, che come vedete, nonostante io abbia fatto il microblading, la codina è totalmente totalmente sbiadita, quindi per forza devo ritoccarle, perché sennò mi sento super sciatta, e utilizzo il mio Cabrow nella colorazione numero 4. Io di solito utilizzo la 5, essendo comunque mora, però utilizzo la 4 nel mio trucco basic da 5 minuti, che faccio quando non ho tempo, per non renderle troppo troppo scure. Dopodiché passo allo sguardo, che oltre all'ombretto color panna è completato solamente dal mascara, e utilizzo il Roller Lash di Benefit, che è un ottimo mascara incurvante. Guardate come le definisce, ma le incurva davvero tantissimo, e questo per me è uno step necessario, come tutto il trucco, veramente basic, 5 minuti e vi cambia il viso. Abbiamo quasi finito perché siamo già alle labbra, e di solito utilizzo questo burro cacao, che in verità è una maschera di Laneige, una maschera notturna, e mi dà questo effetto super super lucido. Però se voglio strafare, se mi sento veramente super chat e ho bisogno di una marcia in più, metto un bel rossettazzo. In questo caso ho scelto questo qui di Tom Ford, che adoro, che si chiama Cherry Lash.
blush ed è veramente una roba pazzesca, perché oltre al colore rimane lì, ha una formula veramente che ve lo consiglio, perché è veramente un rossetto strepitoso. E qui si conclude il mio look antibruttezza da 5 minuti. A volte bastano veramente poche cose, pochi minuti per sentirsi subito su di morale, e il make up, vedersi più curate, aiuta tantissimo. Io ho condiviso con voi quello che faccio io, spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un bacio e ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao!